Disse il Signore e alzò gli discepoli: Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. La vocazione è una chiamata del Signore, e perseverare in essa è una grazia che dobbiamo implorare al Signore. Sulla perseveranza ci parlerà il padre Nicholas Grace, missionario in Scozia. Saluti a tutti amici ex italiani, seminaristi di Scozia. Per quelli che non mi conoscono, alcuni seminaristi, sono padre Nicholas Grace, ordinato quasi 6 anni fa, attualmente missionario in Scozia, fondatore delle missioni in Scozia, con padre Franco, il provinciale attuale di questa provincia del nord Europa. Sono stato accolto nella congregazione quasi 15 anni fa da parte di padre Buela e mandato da lui al carissimo chiesa di Santa Lucia e al noviziato di Seni. Quindi ho sperimentato i diversi posti di formazione sia Seni sia Montefiascone. Oggi ho il privilegio di parlarvi riguardo la perseveranza, anche con pochi anni di sacerdoti, forse può essere un po' utile la perseveranza. Immagino, almeno per me, la preghiera è molto importante. Una preghiera che sempre faccio è di perseverare nella vita della santità sacerdotale, religioso e la perseveranza finale. Comunque, ritorniamo a Seni, al noviziato. Qui profitto di ringraziare padre Caloni, Pablo, per tanto sapienza, aiuto che ci ha dato là nel noviziato. Nel tempo in cui eravamo, se posso dire, fiori giovani, deboli, con radici non ben radicati, cioè la vocazione era instabile e ci ha aiutato molto a crescere e siamo qui oggi e molto del gratitudine dovevamo a padre Caloni per questo che ci ha aiutato all'inizio della vocazione. Ma io ricordo una cosa solo, al fine del noviziato, chiedendo consigli a padre Scaloni. Lui ha detto, a casa durante la vacanza, essere attento con le conversazioni, con la televisione, con la musica. E perfino lui ha citato San Giovanni Bosco che diceva che una persona potrebbe perdere la vocazione solo per una conversazione sbagliata, ascoltare una canzone sbagliata. Io pensavo che questo era padre Caloni esagerando. Però, alcuni giorni dopo, in Irlanda, conversando con alcuni amici, io ero troppo curioso. Ascoltavo quando non dovevo, e perfino facevo domande mondane. E vi dico che dopo questa conversazione ho sofferto tentazioni più di 6 mesi contro la vocazione. Quindi il primo consiglio per la perseveranza di esperienza dal novizio è di ascoltare e seguire i consigli dei superiori. Che sono uomini saggi, finalmente. Poi, il secondo consiglio è relazionato al primo. Il primo anno di seminario, padre Buella ci ha scatenato per la festa di San Patrizio. Una cosa molto difficile,
organizzare la festa, la conferenza, la cena, perfino una colazione. Perfino è venuta la mia madre, infatti è venuto ogni anno e è bella memoria con i seminaristi, sicuramente. Però era difficile per me, per Steven, Sean, Lorenzo, l'adopted irlandese che ci ha aiutato. Comunque ciò che mi ha colpito era che era molto interessato nella festa Padre Bonello. Parissima, però Padre Bonello ci ha accompagnato in preparare le cose, tutto, controllarci, aiutarci, consigliarci. E questo mi ha colpito perché Andrés era studiando a Roma, insegnando in seminario, facendo il ruolo di formatore, e era un uomo senza tempo, però ci ha dato il tempo veramente, era interessato nelle nostre cose. Perfino insegnando le lezioni per aiutarci, interessarci, faceva degli esempi di San Patrizio, non dimentico mai. E finalmente ha totalmente guadagnato la mia confidenza. E tutti gli ex vitaliani abbiamo esperienze piene di ricordi dei nostri formatori super vicino a noi, sperando confidenza e come amici. E questo è molto importante per questo secondo consiglio, che è di sempre fare ciò che chiamiamo nella congre, dialogare con i superiori, cioè di rivelare i problemi, le difficoltà, le tentazioni, che sono tanti. Il demonio lavora molto contro la vocazione, prima e poi. Prima nel seminario e poi come sacerdote. Però i formatori hanno creato in noi, in me e tutti i compagni, una disposizione da assoluta confidenza. E quindi era facile di dialogare e rivelare. E così abbiamo sconfitto il demonio tante volte. Ricordiamoci le regole di San Ignazio, di discernimento, prima settimana. Regola 13. Leggo perché l'italiano adesso è un po' difficile per me. Però dice San Ignazio: il demonio, con le sue astuzie e le sue persuasioni, desidera che siano ricevute e tenute segrete, in segreto. Ma quando la persona la rivela al buon confessore o a qualche persona spirituale, nel nostro caso i formatori, una persona che comprende gli inganni e la malizia del nemico, il nemico rimane gravemente deluso, perché vede subito che non può avere successo nel progetto dannoso che ha iniziato, perché i suoi manifesti inganni sono stati scoperti. Il punto è che il comportamento dei formatori ha fatto molto facile per noi di avvicinare, i parlare, i rivelare i trucchi del demonio. E grazie a questo sono qui, siamo qui come sacerdoti oggi. Quindi, secondo consiglio, fare il dialogo sempre con i superiori, uomini saggi. Noi seminaristi, ai miei tempi, sia alla Marenda, sia alle Autropelie, sia nei viaggi culturali, eravamo sempre circondando i formatori, cercando di ascoltarli, di imparare, di imitarli. E poi questo proviene da uno spirito biblico, no? Mi faceva pensare ad un altro testo del libro di Siracide, capitolo 6, sicuramente voi ricordate, dice questo: stai vicino, se tu vuoi essere saggio, certo, vuoi essere sacerdote, vuoi essere saggio. Se vuoi essere saggio, stai vicino a chi è saggio. Sii ansioso di ascoltare ogni discorso. Se vedi un saggio, avvicinalo di buon mattino. Lascia che i tuoi piedi pesti sempre la sua soglia. E così,
era così con noi. Volevamo essere sempre vicino ai nostri formatori, perché ci aiutavano tanto. Finalmente il terzo consiglio, che aiuta per la perseveranza, credo, è di mantenere ciò che ci è stato insegnato per abito nel seminario, cioè il struttura, ordine, piano della vita, che aiuta un uomo ad essere essenziale, completo e equilibrato. Piano della vita, sia la vita di preghiera, primo nella lista, Santa Messa, l'adorazione ogni giorno, preparando le meditazioni, come ci hanno insegnato, la preghiera, il lavoro, lavorando con intensità, anche ciò che uno non piace. Poi la vita intellettuale, vita di studio, che noi sacerdoti continuiamo questo, carissimi seminaristi, con la formazione permanente, una cosa essenziale della nostra vita e la nostra perseveranza, come dice i nostri direttori. Poi la vita di sport, ci hanno insegnato lo virtuoso dello sport nel seminario, una cosa che io non sapevo prima del seminario. Quanto si può capire di se stesso e di un'altra persona solo vedendo come fa lo sport. Ebbene, e finalmente deve essere parte della vita quella della ricreazione. La ricreazione. A festa in festa, andiamo nel seminario e sempre. Questo piano della vita vivo, gioiosamente, scrupolosamente, c'è sempre, prego, sempre lavoro, sempre faccio sport, ricreazione e studio, quanto che posso. Finalmente, carissimi amici, vi consiglio la fedeltà al piano della vita che ho nominato, di consigliarlo sempre ai dirigenti, alle persone a quale predicherete gli esercizi spirituali, fedeltà al piano della vita, fedeltà a prendere i consigli dei superiori, fedeltà al dialogo con i superiori, perché sono diversi. Poi, la fedeltà alla congregazione, al carisma, allo spirito, al fondatore. Fedeltà ai voti, la povertà, l'obbedienza, la castità, tutti e tre che vengono elevati, assi il Signore per il voto a Maria Santissima, colei al quale vogliamo offrire tutto e al quale, o del quale, vogliamo promuovere a tutti, particolarmente con la carissima preghiera del Santo Rosario. Quindi ringrazio finalmente la Madonna, la Santissima Trinità, i miei genitori nella casa familiare in Irlanda, i miei padri formatori nelle casse di Senni e Montefiascone, per il loro esempio, pazienza e amicizia. Ringrazio pure i miei compagni, semplicemente per aver passato con me i migliori giorni della mia vita. E poi ringrazio i seminaristi per le vostre preghiere. Noi preghiamo per voi e sempre chiediamo che voi pregate per noi, per la nostra perseveranza nella via della santità, sacerdotale, religioso, e la perseveranza finale. Viva il San Vitaliano, il nostro grande e carissimo patrono.